A tutti ragazzi, ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione. Oggi sono qua a parlare dell'ennesimo film Midnight Factory, appena caricato da qualche giorno nel loro canale, che si trova su Amazon Prime e Disney. Sì, Disney. E Infinity, scusatemi, con tutti sti cazzo di... Ormai non ci sto capendo più una minchia io. Sono troppi sti servizi. L'ho visto qualche giorno di ritardo. Il mio caro... Biricchino, lo stronzo che mi copia, che era l'unico cazzo che portavo io i film Midnight, parlo quelli là del canale. Proprio sto pezzo di merda l'ha portato prima di me. Ma io che mi posso mai tirare indietro? Lo devo portare pure io, giustamente. Arrivato qua col titolo in italiano Death Mirror, ma in America l'hanno chiamato un altro nome. Non l'ho capito perché qui in Italia non gli piaceva, dice. Sicché tiranizzare il titolo come si faceva una volta, noi lo cambiamo in inglese, come è stato per Ghostbusters, no? Ghostbusters Afterlife è diventato Legacy qua da noi. A proposito, vi consiglio di andare a vedere la nostra recensione di Ghostbusters Legacy, che abbiamo fatto degli obiettivi da raggiungere. Se arriviamo a 20 mi piace in quel video di Ghostbusters, noi vedremo Ghostbusters 1 del 1984. Se arriveremo a 25 mi piace, noi giocherà la rincecata tutto il Ghostbusters su PS4, quello rimasterizzato, lo porteremo però nel canale dei videogiochi. Detto questo, possiamo partire a parlare di questo film. Le premesse erano interessanti. Vediamo che il film si apre, siamo tipo fine anni 70. Questa famiglia, no? Che si stanno operando, alcuni anche a uscire per la sera. E vediamo questa bambina che parla con lo specchio. E vediamo un'entità, un qualcosa all'interno di questo specchio che... Da qui in poi non si sa cosa accade, cosa succede, e siamo sbalzati 40 anni dopo. Questi 40 anni dopo, che erano 40 anni o 30 anni, mi ricordo più, 40 mi pare. 40 anni. 40 anni dopo siamo in questa, vediamo questa vettura che sta portando queste due giovani ragazze dalla loro zia, perché che è successa alla loro madre? Che è morta. È morta sua madre, non mi ricordavo più. È morta la loro madre e il padre, siccome è molto La vicina impegnato. di casa che si è occupata per un po' del bambino, ovviamente l'ha portata dalla zia Dice, io ho perché anche lei cazzi miei da fare. deve trasferirsi per questo. E quindi la portano da questa zia che non l'hanno mai conosciuta, non sanno avevano niente di che. Entrano in questa casa e inizieranno ad avvertire che la zia è un po' stronza, ecco. E la zia le avvisa di tutto quello che non devono fare, no? Vabbè, gli detta le regole della Aspetta, casa. quelle regole le devo dire io. Ah, ok. Cioè abbiamo la regola che non si deve uscire dopo le 10. Poi che ci abbiamo? Ah, cioè, tutto convinto, lui ha detto le regole. Ci sono Poi ci delle sta la regole della regola. casa. No, poi ci Non sta la entrare in regola. Non cantina. andare in bagno al piano di sotto perché c'erano il piano di sopra. Il fatto di andare in cantina, il fatto di non andare nel suo studio. E cazzi e mazzi. Ora, secondo voi, le rispetteranno? Prende la più piccola, le fa tutte, quasi, fa anche, quasi ci manca soltanto che va a cagare anche nel cesso di sotto, ma le fa tutte lei, perché sente delle voci, io sento delle voci e le seguo, giustamente, vado a seguire queste voci, non è che mi chiedo o vado a chiedere che cosa sta succedendo, io seguo queste voci tranquillamente, no? Giustamente, secondo lei, quindi che succede? Seguendo queste voci, la nostra cara... che non so manco come dire perché vorrei tanto insultarla. Che cosa fa? Vedi che prende dentro questo scantinato. Ci sono tanti specchi coperti, no? Perché dentro la casa non ci sono manco i specchi, sono stati tutti quanti o murati o ci hanno messo la Coperti. carta... coperti Ho con la coperto. carta sopra. C'è proprio un problema con gli specchi. Questa voce si trasferisce poi a parlare attraverso gli specchi e gli scrive, dice, io sono la mamma. Certo, come no? Dice, sei la mamma? Cioè, tu non gli dovresti fare questa domanda. Prima cosa, io direi, chi sei? Questo, non gli dire, tu, perché direttamente lo spirito ti piglia per il culo, può essere, dice, Che lui ci ma vuole sei della per mamma, caso il quindi della mamma. paninaro che mi faceva il panino con più patate, che è morto, col colesterolo alto? Quello dice sì, giustamente, perché... Pensa che tu ci tieni al paninaro che ti faceva il panino pieno di patate. Che cazzo significa? Ma sei cretina? E niente. Lei, praticamente, fa
fa quello che gli viene detto da questo specchio, no? Con queste scritte dice, sì, vuoi venire che ci sono io qua, la mammina mia. Tu devi fare specchio, specchio delle mie braccia. Una tristezza, ma perché devi copiare lì il coso di Biancaneve? Quindi questa deficiente ripeterà queste cose in uno specchio. E che cosa accadrà? Che l'indomani la bambina prende posseduto. Niente di che, prende lo spirito gli entra dentro. E di che era una bambina tranquilla, no? Quasi quasi neanche mangiava. A stento respirava. L'indomani si mangia 15 costolette di agnello con salsa BBQ. E quelle là se lo chiedono pure anche la sorella. La sorella non è che si fa tante domande. Dice, cazzo, prima di mangiare a stento i sofficini della Findus e ora prendi ti carichi. No, sì. Gli ha detto, mangia questa minestrina perché ci sono le carote, al coniglietto piace. Cioè, figurati per farla mangiare, ha parlato anche del peruscino. Adesso è proprio cambiata, nessuno si domanda niente. Quindi qua, come non è successo niente, si mangia 15 costolette. Da qui in poi, no, questa bambina inizierà a fare le cose non gradite dentro casa. Quindi la signora, la zia, capisce qualcosa si sta ripetendo. Come 40 anni fa, ovvero che c'è una possessione. E qual è il miglior modo per liberarsi di una persona posseduta? Secondo la signora, non chiamare un prete, uno specialista. T'ammazzo, poi togliamo il problema. Perché mi mettere io l'acqua libro, santa? C'è scritto nel libro, no? Perché? La terza fase sarebbe la possessione del corpo, bisogna ammazzarla, no? Ma perché ci devo perdere tempo? Quindi, ecco, quasi bravo. Quasi. Quindi la sorella inizierà a proteggere la sorella perché la zia vorrebbe farla fuori. Io non voglio dirvi altro perché questo succede solo in 25 minuti, eh. Cioè non è che diceva, mi hai raccontato il film in 25 minuti, succede tutto questo. La bambina deficiente scende, risveglia un'entità che era, dormiva da 40 anni, si entra dentro di lei, lei mangia le costolette, la zia se ne accorge e la vuole ammazzare, la sorella è spaventata e chiede aiuto, la sorella e poi si mette dalla parte loro ma poi non se ne pente, poi così, poi colà e chiappetti, pitto più, io non vi posso dire più niente perché poi mi arriva vero vero qua sotto nei commenti e mi rompe il cazzo, senza offesa vero vero che io apprezzo, sto scherzando, lo sai che sono ironico. Io non voglio rovinarvi il film. Non puoi continuare. Non posso rovinare, perché no, che cazzo l'ho andata a vedere fa. Io vi dico soltanto che i difetti ce ne sono tanti. C'ha delle buone idee che potevano essere sfruttate. Sì, in maniera diversa. Sì. In maniera diversa, ma va a finire tutto come gli altri film horror che vediamo. Ovvero, sempre ci deve essere un sacrificio. Ci deve essere che noi dobbiamo piangere per qualcuno qualcosa che non gliene frega un cazzo. E mi sono anche un po' rotto il cazzo. Per chiudere, musiche non memorabili, le due attrici, le due ragazzine, vi giuro, neanche simpatia mi fanno. A te ti facevano simpatia queste due ragazzine? Volevo che morivano tutte e due. Non dire queste cose, perché ti devono, mi dissocio io dalle parole dette. No, nel senso volevo che quelle che il demone le prendeva e le case. Mi dissocio sempre. Non mi stavano simpatiche, la zia non mi stava simpatica, l'amico della zia che sta lì dentro che gli dà una mano, anche lui un po' simpatico, forse lui si può salvare, dai. Ecco, poi posso dire, a me mi era simpatica la zia e l'amico della zia. Io sono l'amico della zia, basta. Poi per il resto, e forse la vicina di casa poverina che ho fatto pena, che non dico altro. Certo. Ora vorrei soffermarmi sugli spoiler, quindi finale, il motivo, quello che non funziona, eccetera eccetera. Quindi parlerò delle cose che non vanno, diciamo che sono un po' spoilerose. E poi parlerò proprio del finale. Quindi io vi ho avvisato, sinceramente non vi perdete niente di che. Però passatempo, tanto 80 minuti, tanto ve lo potete vedere. Quindi passo, io saluto a tutti quanti e partiamo con questi spoiler. Allora, questa entità è invisibile, cioè non si può vedere. Però la possiamo vedere attraverso gli specchi. E qua ho detto... Sì, ma questo dopo però. Ho capito. No, io sto raccontando per qualcosa non va. Ah, sì. Possiamo vedere attraverso gli specchi, ok? E dici, buono, allora quindi possiamo combatterlo. No. Questi qua la vedono. Il bello è che una delle ragazzine, quella più grande, vede che può ferirlo, cioè l'ha ferito. E quando esce col coltello sporco di sangue, che l'hanno visto proprio la zia, l'amico della zia e tutti quanti, non gli dicono, cazzo l'hai ferito questa entità. No,
E neanche lei glielo va a dire, dice, sì, l'ho ferito con questo coltello. Facciamo una cosa, mettiamo tutti gli specchi che abbiamo, tutto e per tutta la casa, e così quando si muove questa entità, gli facciamo un culo così. No, non lo fanno. Come va a finire? Tutto quello che di tutti i film horror che si è già visto. Alla fine si deve sacrificare qualcuno. E chi va a sacrificare? La povera zia, che vabbè, la povera zia che voleva ammazzare la nipotina. Allora, non lascia per l'umanità. Poteva essere veramente bella la battaglia, no? Con queste entità, con loro che in un modo o nell'altro creavano delle trappole per farlo fuori, no? Come è stato, io mi ricordo, Lights Out. Era lì intelligente, sì. Poi è diventato, perché ci hanno fatto delle trappole. Cioè, io mi pensavo un po' alla Lights Out. Invece qua è una merdata. Cioè, non ha senso. Lights Out era intelligente nel suo essere anche originale, mettendo anche in gioco l'astuzia dei nostri protagonisti, personaggi. Invece qua i personaggi sono dei coglioni, cioè ascoltano solo quello che gli viene detto dal libro e basta, senza farsi delle domande o inventarsi qualcosa loro di sana pianta per sconfiggere questa cosa. Veramente sarebbe stato molto più bello, e anche le attrici le avrei scelte diversamente, perché cioè, soprattutto l'attrice, quella là un po' più grande, vi giuro, non ha emozioni. Questa qua la possono chiamare per fare un cyborg. Sì, non ha emozioni. Gli rapiscono sorella. Quella sembra che tutto così falso e finto. Non mi è piaciuto niente, proprio la sua interpretazione è veramente scadente. Lo sapete che io sono sempre dalla parte degli attori giovani, che io faccio i complimenti, ma qua lo devo dire, faceva davvero cacare a recitare. Mi dispiace, lo devo dire. Io, come sempre, vi ringrazio e vi saluto. Spero che non vi siete fatti spoiler. E prima di chiudere, Midnight non mi ha né pagato e non mi manda ancora un cazzo. Midnight, quando vuoi tu, io sono qua, anziché mandare sempre la gente venduta, manda qualcosa a me, che almeno me lo merito, che te l'ho portato un sacco di recensioni. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo a una prossima recensione. Ringrazio anche la Giacati, che mi ha assistito e mi ha tenuto anche un po' i coglioni quando vedevo le cose sbagliate, lei me le strizzava perché gonfiavano. Ecco, la Giacati è andata in coma farmacologico. Ci vediamo alla prossima.